È un'organizzazione che non c'è. Dal 30 dicembre 2020 è stato aggiudicato questo lavoro che prevede l'abbattimento di una parte della scuola per adesso, in attesa di trovare altri fondi con cui si abbatterà la parte C, ma ci sono 1.400 studenti e 200 professori che ad oggi fanno l'ultimo giorno di scuola e non sanno dove andranno a settembre. Nulla di nulla, se non una comunicazione che è stata fatta il 21 di aprile, in cui si chiedeva sostanzialmente di continuare con la DAD. Quindi dopo un anno di scuola fatta in DAD si chiedeva ancora di continuare con la DAD. Adesso gli alunni faranno gli esami del quinto qui, è una notizia questa che viene da ieri, ma non sapranno a settembre dove riandranno. Verranno accorpati, faranno una sorta di spezzatino con i tre licei. Nulla di nulla è stato comunicato, anzi il presidente della provincia nel consiglio provinciale del 21 di aprile invita i consiglieri provinciali a trovare una soluzione. Il 21 di aprile si invitavano i consiglieri provinciali a trovare una soluzione, quindi del tutto abbandonato il percorso di riorganizzazione scolastica. Allora io voglio dire una cosa, i fondi per questa scuola derivano dal governo di centrosinistra d'Alfonso, 8 milioni di euro che servivano per rimettere a norma questa scuola. Nel fare alcune analisi si è scoperto invece che questa scuola non stava messa bene da un punto di vista statico e quindi è stato consigliato di abbattere integralmente la scuola e ricostruirla nuovamente. Solo che manca la metà di questi fondi e solo che nel frattempo, nel corso di questi anni, si è dormito per quanto riguarda la riorganizzazione degli spazi.